Oggi vi mostriamo il lago di Massaciuccoli da un punto di vista diverso. Questa è la sede della LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, che oltre a difendere piante e animali del lago, organizza anche attività per la sua scoperta. Per vivere appieno il lago si possono noleggiare canoa, kayak e barchino a motore. Noi abbiamo scelto il barchino. Dal porticciolo di Massaciuccoli parte la nostra avventura. Passeremo per gli stretti canali di Canneti della Palude, con destinazione il lago aperto. Le immagini parleranno da sole. In lontananza si vede Villa Ginori, con quello che fu un meraviglioso orto botanico. Questo è il canale di accesso alla villa, contornato da piante esotiche che il marchese Ginori, ricco botanico, amava portare dai suoi viaggi. Negli ultimi anni le palme del giardino sono state attaccate dal punteruolo rosso, facendole marcire, ma nonostante tutto, questo è ancora un posto magico.
Spuntano dall'acqua palafitte per la pesca, antiche e moderne. Una particolarità del lago è quella di avere isolotti di canne galleggianti, perché le radici a tubero delle cannelle, ramificandosi, si uniscono, formando una rete di radici solida che permette all'isolotto di galleggiare e farvi crescere addirittura sopra gli alberi. La nostra avventura ormai è finita. Ora è tempo di andare. Al prossimo viaggio, alla scoperta di nuovi paesaggi.